Bentrovati a tutti i telespettatori di Tele Nicosia con il nostro notiziario provinciale flash di fine settimana curato dalla nostra redazione. La direzione investigativa antimafia di Caltanissetta ha proceduto al sequestro preventivo delle aree del sito minerario dismesso di Pasquasia, interessate da lavori di bonifica. Le ipotesi di reato per cui si procede spaziano dal traffico illecito di rifiuti tossici nocivi all'associazione per delinquere semplice finalizzata alla frode in pubbliche forniture ed ai vari reati contro la pubblica amministrazione e la fede pubblica. Calescibetta è stato rinviato a giudizio dal GIP Elisabetta Mazza, il 71enne agricoltore Salvatore Folisi, con l'accusa di lesioni gravi, mentre è caduta l'accusa di tentato omicidio. Nel maggio del 2012 il Folisi colpì alla testa, ferendolo gravemente, un altro anziano, accusandolo di aver rubato un montone. Nicosia ha ancora promesse da parte della sesta commissione sanità della regione, che in audizione ha sentito una delegazione nicosiana composta dal sindaco Malfitano, dal vice sindaco Amoruso, dal presidente del consiglio di Costa, da alcuni consiglieri comunali e dal dottor Monsù in rappresentanza dei dirigenti dell'ospedale Basilotta. La riattivazione della rianimazione è stata al centro dell'incontro, ma il vero problema è l'assunzione del personale, a questo momento impossibile a causa del blocco delle assunzioni. La rianimazione a Nicosia è chiusa da circa 25 anni. Enna si è dimessa senza motivazioni a pochi giorni dalla nomina, uno dei componenti del collegio di liquidazione di Enna E1. Si tratta di Michele Lobosco, nominato insieme ad Antonio Di Mauro dall'Assemblea dei Sindaci, convocata per il 4 aprile, un'assemblea straordinaria per poter procedere alla sostituzione del componente dimissionario. Senza la nuova nomina, l'attività dell'ente rimane bloccata. Enna, sono ripartiti i finanziamenti per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità gestiti da Invitalia. Lo comunica un'impresa provincia di Enna, l'Unione delle Imprese della Provincia. Il governo ha finanziato con 80 milioni di euro gli incentivi previsti dal decreto legislativo 185 del 2000, rivolti alle imprese composte in maggioranza da giovani tra i 18 e i 35 anni, disoccupati ed inoccupati. Si tratta di misure agevolative essenziali per favorire la nascita di nuove imprese e per consentire a chi è senza lavoro di mettersi in proprio. Gira il presidente del consiglio comunale Luigi Manno, ha dato notizia dell'attivazione dei cantieri per disoccupati finanziati con i fondi comunali. I cantieri finanziati per un importo complessivo di 462.000 euro coinvolgeranno complessivamente 72 lavoratori. Enna si è svolto nei saloni di rappresentanza della prefettura, su convocazione del prefetto Fernando Guida, un tavolo tecnico di coordinamento finalizzato ad intensificare i livelli di vigilanza e controllo del territorio per contrastare il fenomeno degli incendi. L'incontro, svoltosi alla presenza dei rappresentanti dei comuni, dei vertici delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, della provincia regionale, dell'ispettorato dipartimentale delle foreste, dell'azienda Foreste Demaniali e del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, ha consentito di esaminare i risultati positivi ottenuti nella scorsa stagione estiva e di proporre le nuove misure di prevenzione per la prossima stagione 2014. Ed anche per oggi abbiamo concluso con il nostro notiziario provinciale Flash. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.telenicosia.it. Vi lascio anche la nostra email, redazione@telenicosia.it. Un saluto da Sergio Leonardi.